Buongiorno. Spesso sappiamo cosa sarebbe buono fare, ma non sappiamo come fare. Se ne erano accorti anche i discepoli di Gesù, che infatti hanno chiesto al Maestro: Signore, insegnaci a pregare. In altre parole, come pregare? La risposta di Gesù la troviamo nel Padre Nostro, che non è un discorso da recitare, ma è piuttosto un modello di come pregare. Prima cosa, la sincerità e la spontaneità sono importanti. Perché esse ci fanno esprimere il bisogno, come quello di un bambino che parla con la mamma o con il papà. Infatti la preghiera inizia proprio così: padre, papà. Secondo, ricordiamoci che non siamo solo noi. Nella preghiera ci sono compresi anche gli altri. Il padre, infatti, non è solo il padre mio o il padre tuo, ma è il padre nostro. Non preghiamo solo per noi, ma preghiamo anche per gli altri. Come Gesù ci ha insegnato a fare e come lui ha fatto, ha pregato per noi. Dio vuole avere una buona relazione con noi, ma vuole anche che siamo in buona relazione con il nostro prossimo, con colui che è vicino a noi da amare e anche da perdonare. Se non impariamo a farlo, la nostra preghiera diventa incoerente. Terzo, preghiamo con fiducia. Dio è il nostro Padre che provvede. Non ci abbandonerà mai. Dacci il nostro pane quotidiano, il pane materiale di cui il corpo ha bisogno, ma anche il pane spirituale che nutre e soddisfa la parte più profonda del nostro essere. La parola di Dio, infatti, è come il pane per la nostra vita, è una parola che consola, corregge, incoraggia e insegna a vivere. Quarto, nella preghiera preghiamo per la nazione, per chi ci governa, ma preghiamo soprattutto per il regno che deve venire. Sì, perché Gesù ritornerà per stabilire un regno di pace e giustizia anche sulla terra. Intanto, questo regno è già nei nostri cuori per la grazia in Cristo Gesù. Quinto, preghiamo per stare lontani dal male. Dio, liberaci dal male, liberaci dal maligno. In ogni sua forma dobbiamo stare lontani dal male e Dio può liberarci. In Dio non c'è male alcuno, per questo con Lui siamo al sicuro. E per questo noi vogliamo stare lontani dal male. Infine, come pregare? Cominciando a farlo sul serio. Ogni giorno è buono, ogni momento è buono. Nella Bibbia ci sono tante preghiere, di solito sono preghiere non troppo lunghe. Sì, a Dio bastano poche parole, ma dette con fede. Poche parole, ma dette con fede. Dio ci benedica.